Ciao a tutti ragazzi, bentornati a una nuova intervista di Fixit. Oggi abbiamo l'onore di avere con noi Rachele De Angelis e Fabio Bognolo, due ragazzi rappresentanti del gruppo giovanile dello U7, che è la rappresentanza giovanile del G7, e vi chiederei di fare un saluto breve e poi partire con le domande. Ciao a tutti, grazie per l'invito. Ragazzi, è un piacere essere qua. Piacere nostro. E allora partirei subito con una domanda per Rachele che riguarda la categoria ambiente in particolare. Allora, ambiente, cambiamenti climatici e sostenibilità sono parole che ormai fanno parte del vocabolario di tutti i giorni e la richiesta di condurre una vita più sostenibile è ormai frequente, lo sappiamo tutti. Da questo punto di vista, voi ragazzi del G7, come vi state approcciando e quali sono i punti su cui vi state focalizzando di più? E eventualmente delle possibili soluzioni che potete consigliarci. Allora, grazie mille Lorenzo. Allora, noi nel gruppo che si è occupato di ambiente e clima, ci siamo focalizzati su tre macro aree, che sono state quelle della finanza climatica, quella della gestione sostenibile delle risorse naturali e quella della gestione delle catastrofi naturali, in particolare quelle legate alle conseguenze del cambiamento climatico e dei disastri naturali causati da una relazione, come dire, non proprio controllata fra uomo e natura. E ci siamo concentrati su queste tre macro aree perché ci davano l'impressione di veramente approcciarci al problema di ambiente e clima su una gestione, come dire, emergenziale, cioè quella di intervenire subito dopo e in maniera coesa e coerente dopo le catastrofi naturali, una gestione poi del presente, in un certo senso, cioè quello delle gestioni naturali che abbiamo oggi a disposizione e per le quali dovremmo cambiare i nostri modi di produzione e di consumo, e una visione più verso il futuro, cioè quello di iniziare ad indirizzare anche i flussi della finanza verso dei modi anche di attività economiche che siano sostenibili da un punto di vista climatico e ambientale, quindi anche di biodiversità. Per quanto riguarda appunto il nostro approccio, appunto abbiamo voluto utilizzare il nostro scopo, il nostro ruolo lì in quanto appunto rappresentanza giovanile dei paesi del G7, proprio per avere questo sguardo anche un po' verso un tipo di società che vorremmo. E nel momento in cui noi infatti abbiamo fatto le nostre consultazioni nel mese di marzo e aprile con i ragazzi italiani, quando ci siamo confrontati anche con voi, abbiamo proprio notato questa voglia anche di voler cambiare in maniera sistemica anche il nostro approccio, non soltanto verso il clima e ambiente in quanto tali, ma proprio al modo di concepire la nostra società, i nostri modi di consumo e produzione. Grazie per insomma, la risposta esaustiva. E, la seconda domanda invece che volevo porti è la seguente. Nel comunicato ai leader del G7, quindi la Call to Action, abbiamo letto di una richiesta di gestione più sostenibile delle risorse, che quindi potrebbe essere raggiunta anche attraverso lo sviluppo di un'economia circolare. Per questo vorrei chiederti che cos'è e perché secondo te è così importante e anche quali sono poi gli eventuali ostacoli nell'adottare tale approccio. Sì, allora questo è stato veramente uno dei punti su cui abbiamo lavorato di più e in cui c'è stato, posso dire, anche molto confronto. Anche noi solitamente il nostro tipo di consultazioni pubbliche, come è stato con voi, quindi associazioni giovanili oppure in generale appunto con realtà giovanili in Italia, devo essere sincera, per questo tipo di politica che abbiamo proposto ci siamo confrontati anche con esperti più grandi, come dire, diciamo come fasce di età, ed è stato molto interessante per me anche vedere come in realtà loro erano molto contenti di sapere che noi ci stavamo approcciando a questo problema, e mi spiego. Soprattutto ci eravamo preoccupati di un problema fondamentale nella concezione anche delle risorse delle energie rinnovabili e degli impianti di energia rinnovabile, perché al momento non esiste, anche nella regolamentazione europea, che come sappiamo è sempre quella un po' più stringente anche al passo con i tempi, non esiste un modo per
per armonizzare anche la gestione dei rifiuti che derivano o dei materiali di scarto che derivano dagli impianti di energia rinnovabile. E che cosa significa? Significa che nel momento in cui, anche ad esempio in un paese in via di sviluppo, ma anche in un paese G7, iniziano degli impianti, la costruzione di impianti eolici o fotovoltaici, non c'è già, nel momento in cui c'è insomma, la gestione del progetto, non c'è già un piano poi che prevede lo smaltimento. Quindi a noi interessava, abbiamo notato proprio anche da esperti sia di organizzazioni internazionali che proprio di multinazionali che si occupano di questo, che dicono no, perché nessuno se ne occupa, perché è talmente forte oggi la domanda di costruire questi impianti, soprattutto pensiamo anche in Africa, ad esempio nel Nord Africa, come stanno crescendo, che non ci se ne occupa di questo, mentre come sappiamo in realtà lo smaltimento anche di tutto l'apparato delle batterie o delle plastiche sarà un problema enorme che dovremo affrontare noi. Quindi, come dicevo anche all'inizio, abbiamo sempre voluto dare non soltanto un tono noi del gruppo di Ambiente e Clima in quanto giovani oggi, ma anche in quanto per i giovani della prossima generazione, o comunque per quella fra 10 o 20 anni, che si ritroveranno con dei problemi che derivano da una gestione sbagliata e non così a lungo termine come la vorremmo noi oggi. Economia circolare, un tema fondamentale, speriamo che l'attenzione cresca sempre di più, davvero. Allora, grazie per la risposta. Prossima domanda che mi piacerebbe porti è: che ruolo hanno i giovani nella lotta al cambiamento climatico e se possiamo davvero fare la differenza? Allora, qui devo dire che innanzitutto c'è una verità oggettiva, cioè quella che davvero la maggior parte insomma, dell'advocacy, anche a livello mediatico, quella che ha funzionato di più negli ultimi anni, dobbiamo ammettere che è stata quella dei movimenti giovanili. E per questo motivo, all'interno degli engagement group, sia del G7 dove siamo noi, ma anche nel G20, ci sarà proprio una rappresentante, un delegato italiano anche che si occuperà di questo, appunto perché ci sarà una parte dei lavori che si occuperà di sostenibilità. E per questo motivo devo dire che anche quando noi ci siamo confrontati, io con gli altri capi delegazione ci siamo confrontati con lo Sherpa del Regno Unito venerdì, quando appunto abbiamo presentato il nostro comunicato, quello che abbiamo visto da parte sua è stato un sincero interesse. Ora, detto così, sembra davvero una formula così di cortesia, ma devo ammettere che le sue domande sono state molto pertinenti. Si vedeva che aveva letto davvero con entusiasmo il nostro comunicato, non solo la parte di ambiente e clima, devo dire tutte le nostre parti, e poi insomma Fabio potrà dire di più, però ecco, quello che vedo è che c'è la voce dei giovani, soprattutto sul tema clima ambiente, è molto ascoltata e in un certo senso anche legittimata, sia per, come dicevo, c'è stato una forte insomma, movimenti anche che hanno legittimato la nostra voce, ma dall'altra parte c'è anche una consapevolezza che noi stiamo maturando e che sembra agli occhi dei leader che sono già grandi oggi, sembriamo già più legittimati in un certo senso. È come se avessimo, secondo me, stiamo sviluppando una capacità anche più, diciamo, più reattiva a quello che accade attorno a noi. E quindi io noto che la nostra voce viene ascoltata anche per questo motivo. Questo è sicuramente un'ottima constatazione, ecco, per i giorni che verranno. Bene, direi che a questo punto possiamo lanciare la palla a Fabio e parlare un attimino di società. La domanda che voglio porti, Fabio, è la seguente. Nel vostro comunicato è presente un'intera pagina relativa anche al mondo digitale. E quindi ti chiedo, quali sono ad oggi, i pro e i contro della digitalizzazione e se effettivamente siamo pronti a livello mondiale per compiere tale salto? Sì, grazie mille per l'invito. Io sono il delegato alla tecnologia e innovazione, che quest'anno è stato introdotto come tema, diciamo, abbastanza trasversale a tutto quello che viene trattato al Summit, in quanto il digital sta diventando la base della vita di tutti quanti. La cosa a cui abbiamo cercato di porre più attenzione
sono state come coinvolgere i giovani e come fare in modo che i giovani possano avere accesso e utilizzare al meglio tutto quello che sta nascendo. E questo mi porta a rispondere alla tua domanda quasi subito, nel senso che c'è un trend, abbiamo iniziato a capire come utilizzare queste tecnologie in diversi ambiti, ma sicuramente ci sono alcune cose che mancano o che devono ancora essere raggiunte. E proprio su queste cose abbiamo cercato di concentrarci come engagement group dei giovani dei paesi del G7, dove abbiamo pensato come i giovani possono essere integrati al meglio all'interno di questo ecosistema e come possono essere aiutati a capire e a difendersi dalle possibili minacce che in questo sistema potrebbero esistere. In particolare abbiamo cercato di evidenziare la necessità di avere un'educazione in ambito digitale, quindi quali sono le tecnologie, come utilizzarle, quali possono essere i rischi. Abbiamo cercato di far capire quanto sia importante anche a livello decisionale dei diversi governi, dei diversi enti internazionali, di coinvolgere i giovani all'interno di questi processi. I giovani sono ovviamente la fascia di età che utilizza l'internet e le nuove tecnologie in maniera più estesa, quindi è essenziale che la loro opinione venga considerata all'interno di questi ambienti decisionali. E infine, qualcosa che ci ha collegato anche agli ultimi documenti ministeriali che vengono dai governi del G7 è come essere sicuri quando si è online, come cercare di evitare, controllare o limitare fenomeni di bullismo, fenomeni di razzismo, fenomeni di omofobia, e tutte queste cose abbiamo cercato di raccogliere quello che noi pensiamo essere importante dal punto di vista digitale. Grazie Fabio. Io per te avrei invece una domanda abbastanza secca, ovvero quanto è importante garantire un accesso internet a chiunque? È fondamentale. E quello che abbiamo, in base ai dati che abbiamo raccolto, è abbastanza evidente quanto questo sia ancora molto lontano dall'essere realizzato. E questo può essere per fatto di persone che abitano in zone più o meno isolate, può essere fasce della società che sono storicamente state in situazioni di peggior riconoscimento sociale o di svantaggio. Quello che sta succedendo però è che pian piano le diverse nazioni, anche a livello di costituzione e di leggi, stanno riconoscendo l'accesso a internet come uno dei diritti umani. Questo è stato addirittura anche riconosciuto dall'ONU qualche anno fa, e molte nazioni stanno cercando di seguire questo trend. Noi abbiamo voluto spingerlo addirittura oltre, come giovani abbiamo voluto dare una data precisa, ovvero 2030, prima della quale secondo noi i governi del G7 e poi di conseguenza tutti i governi su scala mondiale dovrebbero essere pronti a concedere l'accesso internet a tutti. E dal nostro punto di vista questo si può fare in maggior modo agendo su due diversi canali: uno, le infrastrutture, che sono una delle cose che sono state anche menzionate a livello ancora una volta ministeriale G7, ovvero come costruire un sistema che aiuti paesi svantaggiati a avere materiali, semiconduttori sono un problema molto grosso, e conoscenza su come costruire queste infrastrutture. Sappiamo anche che c'è l'intero ambito delle nuove telecomunicazioni, del 5G, che entra in modo pesante in questa conversazione. E secondo modo, ancora una volta, l'educazione, ovvero come aiutare tutti coloro che possono essere in maniera più svantaggiata, i giovani dal nostro punto di vista, ma ovviamente possiamo anche pensare a fasce di età un po' più avanzata che ancora oggi stanno cercando di capire come utilizzare tutti questi nuovi strumenti. E questo noi pensiamo possano essere due delle strategie per arrivare a un accesso universale. Beh, direi che insomma un bel po' di roba, però cioè, ce la faremo, io sono ottimista. L'ultima domanda che volevo porti
È la seguente. Tra gli obiettivi e temi proposti durante le conferenze del G7, quale risulta essere più difficile da realizzare a livello sociale e che però magari potrebbe portare l'umanità a fare un grande passo in avanti? Ok, qua rispondo in base a quello che è il mio punto di vista personale. Ovviamente quello che è successo durante l'intero evento Y7 sono state un sacco di riunioni in cui diversi delegati hanno cercato di raggiungere un punto comune per scrivere il comunicato che è ora ufficiale. Ovviamente queste sono, essendo punti comuni, non riflettono al 100% la visione di tutti i diversi delegati, e in questo caso sicuramente una delle cose che io vedo più rischiose in base ai punti che abbiamo descritto è come regolare il rapporto con i social network. Dal mio punto di vista, come tutti sappiamo, i social network stanno cominciando hanno un potere enorme, una quantità di dati e un accesso ai dati enorme, e questo gli permette di avere molto potere. E anche in alcune situazioni, come abbiamo visto per esempio che è successo in Australia e Google, possono cercare di far prevalere la loro potenza. Come giovani del Y7, specialmente in ambito di sicurezza online, abbiamo cercato di pensare a come possa essere possibile regolare o cercare di mettere dei paletti a quello che queste grosse compagnie, social network, ma anche Amazon, Google e tutte le diverse big tech, come queste possono essere cercate di essere incanalate per fare in modo che ovviamente il loro mercato e il loro business model possa continuare a funzionare al meglio, senza però andare a ledere quelle che sono le diverse libertà personali, come possono essere la privacy, la sicurezza e l'accesso ai propri dati. Dal mio punto di vista, ancora una volta, questo è molto difficile. Non si è ancora capito esattamente, anche a livello G7, come effettivamente regolare queste compagnie. Si sa che è necessario, si sa che è un passo che debba essere fatto, ma non si sa ancora bene come farlo esattamente, quando ovviamente, o tenendo ovviamente in conto che tutto quello che viene fatto dal pubblico verso queste compagnie può diventare una sorta di esempio per tutte le regolazioni o politiche che verranno fatte in futuro. E questo sicuramente è quello che io vedo più critico. È giusto chiamare i governi G7 e diversi ministri a porre un occhio di attenzione a regolamentazione e controllo delle compagnie dei social network, ma come farlo esattamente, secondo me, è un punto ancora molto critico che va discusso, e va discusso dal privato, va discusso dal pubblico, potenzialmente con i due settori che si parlano, va discusso da persone che vengono più dall'ambito politico, socio-economico, come da persone che vengono dall'ambito tecnico, che hanno magari una comprensione di come funzionano gli algoritmi, la tecnologia dietro questi grossi oggetti che può sicuramente aiutare. Grazie Fabio, punto difficile, speriamo in futuro si potrà trovare una quadra. E allora, vi ringrazierei per appunto gli interventi che avete avuto per questa intervista, sono stati molto interessanti. Sono contento che siete riusciti a dare voce a tutti noi ragazzi al G7, al Summit, voi come anche gli altri delegati, gli altri ragazzi dell'Engagement Group dello U7. Per cui grazie ancora. E speriamo di poterci rincontrare magari in un futuro. Grazie. Grazie a voi e buon lavoro, complimenti. Grazie mille, complimenti per l'evento e lascerei solo, se possibile, il nostro comunicato ufficiale è sul sito dell'evento e c'è anche la possibilità di firmarlo se si è d'accordo in modo da rappresentare la nostra voce ai piani più alti. Grazie mille, ragazzi. Grazie. Grazie.